Boito, finalmente ricevuto a Sant'Agata, si era trattenuto alcuni giorni. Con Verdi aveva lavorato al libretto di Otello che adesso appariva pronto per essere musicato. Partendo... Verdi! Signora! Anche questa spugna si è dimenticato, anche questa! Tienila, li faremo avere tutti insieme! Boito ha dimenticato spazzola, cappello e spugna. Ah, lei è un artista con la testa fra le nuvole. Signora, per piacere, senta! Signora mia, che... Lei è la Marietta di Villanova d'Adda? Signora! Cosa c'è? Signora, cosa c'è? Per piacere! Venga presto, signora, per carità! La mi aiuta! Venga! Venga, signora! L'aiuta al mio om, una cornata, che lo faccio portare all'ospedale. Oh, Madonna! Verdi! Verdi! Nella Marietta di Villanova, suo marito, il Giovanni, ha avuto una gran brutta cornata dal toro. Oh, signora. È qui fuori. Deve essere portato subito all'ospedale. E ci chiederanno sì, se... La carrozza! Bastiano, la carrozza, Maria, subito! Tieni, no, due lenzuola per la carrozza. Sì, signora, sì, subito. Oh, Madonna. Oh, signor... Oh, Madonna! Che disgrazia! Che succede? Via, Anselmo, che attacchi lo stellato, quello che corre, senza perdere tempo però. Dai, svelto! Guarda lì con la carrozza, se arrivano! Signora, il lancei anch'io! Portali! E anch'io! Verdi, Verdi, non andare! C'è troppo sangue! Maria, su, presto! Anche qua, dai! Su, anch'io. Ecco, forza! Oh, Madonna! Dai, andiamo, dai, svelti, subito! Svelti. Dai, vai! Adagi! Arriverà. Ci sono 30 chilometri fino a Piacenza. L'ospedale di Busseto non lo prendono a pensare che è qui a due passi. Perché Villanova non è in provincia di Parma, ecco. Ci vorrebbe proprio un bell'ospedale qui a Villanova. Vuoi? Perché no? Verdi pensò di costruire un ospedale a Villanova d'Arda. Questo. E lo costruì. Ma all'Otello, adesso che il libretto era pronto, sembrava proprio non pensarci. Ma cos'è che sta arrivando? Un panettone! Benché Giulio Ricordi inventasse ogni mezzo per rammentarglielo. Questo panettone se lo manda di sicuro il nostro Giulio Ricordi. Per Natale! Il panettone sarà proprio lui. Ecco qui, infatti... Giulio Ricordi! Quel Natale del 1881 c'erano a Genova la Stolz, Muzio, ormai avanti con gli anni, e la moglie di lui. Oh, è una meraviglia! Guardate! È tutto di cioccolato. È un bambino. Sarà il bambin Gesù. Ah, sì. Ah, ma perché è tutto nero? Ma è il moretto. È bello, il moro di Venezia. Oh, sì. L'Otello non lo dimentica mai. Dai, maestro, lo farà crescere. Un momento. Ma è un bambino o è una bambina? Beh, sì, per essere Otello gli manca qualcosa. È il manega. È il manico. E anche lei, maestro, ma come... Ma perché? Cosa vuol dire quel manega? Il resto mi fa fare delle figure. All'Otello! All'Otello! A Giulio Ricordi ha fatto male i suoi conti. Se io mi metto subito lì a scrivere l'Otello quest'anno, l'anno che viene Giulio Ricordi non ci manderà più il panettone. In questa proprio ragione. Proprio quell'anno morì Wagner, a Venezia. Triste, triste, triste. Wagner è morto. Una grande individualità che sparisce. Un nome che lascia una potentissima impronta nella storia dell'arte. Ieri, leggendone il dispaccio, ne fui, si può dire, atterrito. L'avversario, l'antagonista, il nemico, come si diceva scioccamente, spariva. Verdi restava solo. Oggi Verdi compiva 70 anni. Scriveva a Clara Maffei. Gli anni cominciano proprio a essere troppi. Penso che la vita è la cosa più stupida. È quello che è ancora peggio inutile. Cosa si fa?
cosa abbiamo fatto? Stringendo ben tutto, la risposta è umiliante e tristissima. Nulla. Nulla. E invece? Invece, dopo 4 anni, finalmente l'Otello nasceva. E come tutte le opere di Verdi, nasceva d'impeto, di getto. Una vela, un vessillo e la Napoleone. Un vessillo e la Napoleone. Or la folga, or lo svela, uno squillo, uno squillo. Ha donato il cannon. Caro Giulio, ho una buona notizia da darti, ma per carità non dirla a nessuno, non dirla neanche a te medesimo. Verdi, il maestro, scrive. Invece, ancora una volta, quel tormentato Otello fu interrotto. Leggi qui. Che cos'è? Un bell'articolo che hanno pubblicato. Un giornale di Napoli, il Pungolo, aveva pubblicato un'intervista di Boito. Boito? Boito? In questa intervista, Boito diceva che il libretto di Otello era riuscito così bene che adesso gli dispiaceva di non poterne scrivere anche la musica. E se la scriva lui, allora? Per me con Otello è finita. Oh. Ma Verdi, non saranno i giornalisti che hanno travisato. Tu li conosci bene. Dici una cosa e loro ne scrivono un'altra. Ah. Era proprio l'equivoco grossolano di un giornalista. Boito non aveva mai detto nulla di simile, ma l'irritazione di Verdi, al solito, fu lunga a cancellarsi. Verdi non voleva più lavorare all'Otello. Maestro, Otello e il suo libretto sono suoi per sacrosanto diritto di conquista. Lei solo può musicare Otello. Boito aveva scritto una lettera che dipinge, come meglio non si potrebbe, il suo carattere buono e leale. Per carità, non abbandoni Otello. Le è predestinato. Lo faccia. Aveva già cominciato a lavorarci. Lei è più sano di me. Più forte di me. Pigli la penna e mi scriva. Caro Boito, fatemi il piacere di cambiare questi versi. E io li muterò subito con gioia. E saprò lavorare per lei, io che non so lavorare per me. Il mio Nerone si trascina sul mio tavolo da 7 o 8 anni. Perché lei... Lei vive la vita vera e reale dell'arte. E io nel mondo delle allucinazioni. Beh, è bella, proprio. Qual era l'atteggiamento di Giuseppina verso Boito? Diciamo che era rassegnato. Giuseppina sentiva di non poter essere più l'amica e la consigliera di un tempo. Verdi, con il suo ingegno gagliardo, era sempre in testa alla corrente, ma lei, la corrente, se la lasciava indietro. Sopra la sedia, nell'angolo della stanza, non c'era più posto per lei che dicesse... Bello. Ripeti. Questo è bello. Questo meno. Questo. Cosa? Cosa hai detto? Niente, pensavo. Quel posto toccava oggi a un altro, che era Boito. Thank you.
In pochi mesi, di getto, l'Otello fu finito. Mia madre aveva una povera ancella innamorata e bella. Mia madre aveva una povera ancella innamorata e bella. Era il suo nome Barbara. All'amicizia piena e sincera di Boito non ci furono più ostacoli. Una amicizia che rischiarò gli ultimi 15 anni di Verdi. Abbiamo indugiato troppo a raccontare queste ritrosie, esitazioni di Verdi prima di ammetterla. Ricordiamo che sono le stesse ritrosie, gli stessi sì e no prima di accettare il legame con Giuseppina. E capiremo meglio il carattere di Verdi. Retto, ma inflessibile. E non facile. Né per sé, né per gli altri. In fondo all'accettata amicizia con Boito non c'è anche segreta la soddisfazione che il capo di quei giovani che lo avevano un giorno contestato si umiliasse. Lo riconoscesse lui settantenne per più forte. Lei è più sano di me, più forte di me, più giovane di me. Quei giovani erano così inconsistenti davanti al suo peso di vecchio stregone. No, 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 no! Tamagno, Tamagno! Maestro, non va. Aspetti un momento. Da capo, via. Cribbio, Tamagno, ma persino un cieco potrebbe vedere che lei nella sua vita non si è mai suicidato. Che c'è? Verdi aveva compiuto allora 73 anni. L'Otello era finito e doveva rappresentarsi alla Scala con la regia di Verdi stesso. Esatto. Getta via la sua spada. Oh, gloria! Otello fu. Dai, avanti, avanti. Lei stia giù che l'è morta. E tu, come sei pallida e stanca e muta e bella, pia. Ecco qui, lei non deve gridare, Tamagno, lei ha un profluvio di voce, ma non deve gridare sottovoce, a mezza voce, con l'anima. Mia. No, muta e bella. Ricominciamo tutto da capo. Muta e bella. Muta e bella. Pia creatura nata sotto maligna stella. Fredda come la
Coito! Se Tamagno cantasse così... Se si accorge che siamo qui in platea, non vuole nessuno. Desdemona, Desdemona, Marta, Marta, Marta. Maestro, si è fatto male. Lasciatemi su. E lei stia giù e zitta che l'è morta. Lasciatemi in pace, su. Anche lei. Faccio da me. Sono mica vecchio. Mi sono pugnalato con la mia penna stilografica. Fortuna che non si è rotta. E adesso vada su lei e si suicidi lei. Ma... Ma certo, quell'uomo lì alla sua età è un miracolo. Più miracolo ancora alla sua età è la musica che scrive. Piano col vento. Attenzione ai fulmini, l'ombra. Sì, passo piano col vento. Avanti, ancora. Tamagno, è pronto? Sono qui, maestro. Sono pronto, prego. Maestro, sarà un trionfo, vedrà. Oh!
Parleremo del trionfo di Verdi, è scontato. La città di Milano lo elesse cittadino onorario. I giornali scrissero pagine e pagine entusiastiche, in cui il motivo ricorrente era questo. Verdi non ha 73 anni, ne ha, scambiando i numeri, 37. Poi tu venga no, con no, me. No, vogliono lei, maestro, no, sono no, lei. Io no. Sì, venga. Ma perché? Perché sì. Bravi! Due sere dopo, finito lo spettacolo, Verdi dava un addio a tutti in palcoscenico, dava un ultimo addio alla Scala. Ma ecco, puntuale, la scena riportata con le parole stesse del Corriere della Sera. È stato un momento di commozione indicibile. Tutto il personale del teatro si era riunito in palcoscenico per salutare il maestro. E il maestro rispondeva, battendo amichevolmente sulle spalle agli uni, oppure stringendo le mani agli altri. Bravi, amici miei, bravi. Questa sera avete fatto onore a voi e a questo gran teatro. Bravi, bravi. Rivolto poi agli artisti, li abbracciò uno per uno. E un altro bacio. Brava. Bravo. E bravo. Oh, Tamagno. Maestro, vorrei tanto abbracciarla, ma sono così nero che ho paura di sporcarla. Tamagno, andiamo. Al massimo mi farete la barba un poco meno bianca. Sono nero qui? Aspetti. Non con il fazzoletto di Desdemona, eh? Oh, maestro. È suo. Faccio, mio carissimo amico Faccio.
Addio a tutti voi e grazie oh, no, a tutti. Maestro, grazie. Buon addio, arrivederci. Sull'uscita lo attendeva il sindaco di Milano. E il sindaco Negri gli disse: oh, maestro, la ringrazio a nome di tutta la città di Milano per le emozioni sublimi provate. Grazie, signor sindaco. E grazie ancora a tutti voi. Ma adesso la mia lunga carriera è conclusa. No! Sì, signore. Io ritorno ad essere di nuovo il paesano tranquillo di Sant'Agata. Si udiva gridare. No, ancora opere, maestro. No, ancora opere, si udiva gridare. Addio a tutti voi. Ma Verdi, salutando rapido, si avviò fuori del palcoscenico. La scala è sempre la scala. È fuggito dal teatro con gli occhi lucenti di lacrime. Milano. La mia cara Milano. 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 In tutte queste espansioni vi era una nota di mestizia, il proposito di chiudere per sempre la sua carriera artistica. Certo che pensando ai 73 anni di Verdi. E invece a 80 anni? A 80 anni Verdi dava il Falstaff. Giulio Ricordi e Boito avevano portato da Milano un modello perfetto del palcoscenico e delle scene del Falstaff che si sarebbe dato alla Scala in febbraio. Anche la scena di Hohenstein, piuttosto bella, proprio bella. Abbiamo anche i bozzetti degli altri atti. Tutti e quattro, maestro. Speriamo che anche la musica sia altrettanto buona. Verdi! C'è Peppina, un secondo. Giulio, chiuda la tenda, giù si pari. Sì, giù. Subito. Mi scusi, signora, ma il maestro... Entra adesso, vieni avanti. Ecco. Vieni. Siediti su, qui. Prego. Prego, signora Giuseppina. Ecco qua. Ecco. E adesso... Un taratara, umpa, taratara, umpa, pa, pam, taratara, umpa, Falstaff. Umpa. Atto primo, scena prima. La scena rappresenta l'osteria della Giarrettiera. Allora, ti piace? È bello, eh? Bello. Proprio bello. C'è anche quel pancione di Falstaff. È così. Il mio Verdi ha scritto anche un'opera buffa. No, un'opera comica. Una commedia, signora, una commedia. Sì, una commedia. Beh, io vi lascio giocare e non me lo stancate troppo. Stiamo lavorando, è il lavoro che ci risparmia. Intanto, per prima cosa, spostare il tavolo e la panca verso il prosegno. Il pubblico deve vedere e sentire. E la scala è anche troppo grande per far sentire bene le parole, per far vedere i musi degli attori. Così, se Falstaff è seduto là, abbiamo Caius che viene a mettersi proprio qui. A 80 anni Verdi ha scritto ancora un'opera. Ed è un'opera comica, la prima e l'unica, dopo il tentativo di Un giorno di regno più di 50 anni fa. E adesso a 80 anni, quasi come una scommessa, l'opera è scritta ed è un capolavoro e si darà alla Scala. Il libretto, questo, già pronto e stampato, è di Boito. Quest'opera Verdi la deve a Boito, alla sua amicizia vigile, discreta. Boito, che per sé non sapeva lavorare, il Nerone era sempre allo stesso punto, ma sapeva lavorare con dedizione per Verdi. Bene, diamo ancora un'occhiata a questa e poi vedremo un po' le altre. Falstaff. Shakespeare aveva inventato questo personaggio. Pancione, gentiluomo, ladro, ghiottone, truffatore e seduttore da strapazzo. Il vecchio Verdi ride di questo gaglioffo di Falstaff, ma con malinconia. Non è come nel Barbiere, l'altro capolavoro comico del melodramma. Una risata allegra, sfacciata. In fondo a quel ridere di Verdi c'è sempre un poco di amaro. Quel vecchio mascalzone a Verdi gli fa pena.
Il Falstaff portò a Verdi ancora applausi, trionfi. Fu proposto di farlo marchese di Busseto. Verdi non ridì, rifiutando. Tornò a trascorrere i suoi inverni a Genova. Giovanna! Qui c'è un dentice! Scriveva un Te Deum e uno Stabat Mater. Una musica che, abbandonato ogni colore teatrale, ha il raccoglimento di una meditazione. Con la bella stagione tornava a Sant'Agata a litigare con i contadini e i fattori, a rivedere puntigliosamente i suoi conti. E ogni estate, come da anni ormai, a Montecatini per la cura, con Teresa Stolzi. Si sente stanca? Ho un po' caldo. Grazie. Guardi laggiù il maestro, pare proprio un giovanotto. Oh, maestro, che piacere. Oh. Ecco il dottor Brocco. Allora, Giuseppina, buongiorno. Come sta? Come andiamo? Così, così. Come va? Benissimo. La bugia che maestro, con queste belle signore, attento agli sdruccioli. Potrebbero essere fatali. Dottore, alla mia età è più facile scrivere un'opera. Belle signore, vi prego di scusarmi, ma mia moglie mi aspetta. Ossequi. Arrivederci. E buon divertimento. Adesso Teresa Stolz era proprio quell'amica che lei si era augurata, leale e sincera. Ora che lei aveva 80 anni e Teresa 50. A 83 anni, Verdi aveva iniziato una nuova opera. No, non un'opera in musica, ma quella che egli chiamerà la sua più bella opera. Un ospizio per quei vecchi musicisti e cantanti che fossero rimasti privi di mezzi. Ah, buongiorno. O peggio, signori, caduti in miseria. Ecco, signora. Io ho fatto un poco di conti, ma non so ancora bene che cosa decidere. Maestro, vede, dai calcoli che ho fatto risulta che l'ospizio... No, un momento. Prima di tutto, niente ospizio. Sì, insomma, il ricovero. No, niente ricovero. Vede... Tutti quei vecchi dovranno essere gli ospiti di un altro vecchio, che sono me. Ospiti. Perciò, fin da adesso chiamiamola Casa di Riposo per Musicisti. Camillo Boito, fratello di Arrigo e architetto, ne aveva disegnato i piani. Ben fatto. Così è ben fatto. Meno male. Allora... Visto che abbiamo deciso di chiamarla Casa di Riposo, mi faccia un poco vedere dov'è che i miei vecchi si riposano e dormono. Ecco, maestro, qui. Qui, vede? In questi grandi dormitori. Dormitori? Ma questo va bene all'ospedale. Ma caro il mio architetto Boito, cosa direbbe lei e suo fratello se quando invito voi due nella mia casa a Sant'Agata, e ci sono anche degli altri ospiti... Cosa direste voi due se io vi mettessi a dormire in un grande stanzone tutti insieme? No, ognuno deve avere la sua bella camera. Sì, ma il costo è... Il costo, facciamolo più piccolo, ma facciamolo bene. E soprattutto con il cuore. Se sarà fatto con il cuore, sarà fatto bene. Cosa ne dici, Peppino? Camere, niente corsie d'ospedale. Però... Però ne metterei due per camera, non soli. Sono vecchi. Di notte, se uno si sente male, l'altro chiama. Il cuore, accompagnato dalla prudenza e dal buonsenso. Brava Giuseppina. Allora, maestro? Allora, andiamoci adagio. Questa sarà certo la mia opera più bella. Però io me la scrivo da me, me la canto da me... E me la pago tutta quanta da me. Perciò bisogna che dia un'occhiata anche ai conti. Non vorrei che una volta fatta il primo ospite a dover essere ricoverato fossi proprio io con la Peppina. Dunque mi sono informato. Un ospite viene a costare sulle 345 lire più o meno all'anno. Il che per
per un'ottantina. 80, no? Ospiti fa 5 per 5, 25. 5 in porto 2, 8, 14, 85. Verdi non era mai stato così forte. Sorvegliava a Milano la sua casa di riposo. No, no, grazie, no, no. Il piede lì. Forza, andiamo un po'. Bisogna cominciare ad alzare i muri, presto. Forza, dai. Maestro, venga, attento. Attento, sur Verdi! Buongiorno, sur maestro. Voglio vederla finita. Aveva depositato 400.000 lire alla Banca Popolare di Milano, una somma enorme, diciamo quasi 2 miliardi di oggi, per essere sicuro che l'edificio fosse terminato in qualunque caso. Buongiorno, signor maestro. Ehi, lei è di Parma? Di dove? Di Besenzone. Ed è venuto a lavorare a Milano. L'industria, signor maestro, l'industria, la città, la fabbrica, la campagna purtroppo non dà più da vivere, smerat fame. Ah già, le campagne abbandonate. Scusi, non vorrei sporcare. Guarda un po', ma non saranno certo le industrie che ci salveranno dai nostri guai, che sono tanti. Lo sa che tutti i giorni dalla mia finestra di Genova vedo bastimenti carichi di centinaia e centinaia di emigranti, tutta fame, miseria. Disperazione. L'Italia, la bella Italia del 48 e del 60, dov'era? Questa di oggi, nevrotica, fatua, spendereccia. Questa non gli piaceva. Giuseppina quell'inverno era caduta malata di polmonite. Aveva 82 anni. Verdi, da pochi giorni, 84. Chi è Verdi? Sì, zia. Non avrà freddo? A cappotto, sciarpa e cappello. Maria, chi è adesso? Stanno portando la legna per la stufa. Verdi aveva fatto venire una stufa apposta da Milano. Il giardino era spoglio, ma in un'aiuola era nata, chissà come, una violetta. L'ho trovata in giardino. Senti il profumo. Non lo sento. No. Sono un pochino raffreddata. Ma davvero non lo senti? Proprio no. No. Un'ora dopo, erano le 4 del pomeriggio, Giuseppina moriva.
No. Bisognerà farlo sapere, telegrafare a sorella. E Boito che è a Parigi. Sedetevi almeno. Al mio Verdi, con l'affetto e la venerazione di un tempo. Sant'Agata, 8 settembre 1878. Peppina. Vedi, tu non hai me in un angolo della tua stanza ad ascoltarti mentre lavori, rannicchiata su una poltrona, e su una poltrona che ti dica: questo è bello, mago, questo no. Fermati, ripeti. E questo è originale. Con l'affetto e la venerazione di un tempo. Giuseppina veniva trasportata a Milano, nella tomba al cimitero monumentale che Verdi aveva predisposto per lei e per lui. Verdi non andò. Glielo vietavano l'età, la stanchezza e l'emozione. Glielo aveva vietato affettuosamente Filomena. A Milano ad attendere ci sarà il sindaco Vigoni. Va bene. E Boito, che è arrivato ieri da Parigi. Sì, mamma. Sana di mente e di corpo, invoco la divina giustizia affinché l'atto estremo di mia vita risponda a giustizia ed equità. Nomino mio erede universale il mio amatissimo marito Giuseppe Verdi, pregando l'Altissimo di volerlo proteggere in vita e in morte e di riunirlo a me per l'eternità in un mondo migliore. Ed ora, addio mio Verdi. Come fummo uniti in vita, ricongiunga Dio i nostri spiriti in cielo. Verdi visse ancora 3 anni. Angiolino? Sì, mamma.
Porta il caffè allo zio. Non ha mangiato neanche il dolce. Cerca di fargli smettere di suonare quella musica triste. Catini adesso lo accompagnava ogni anno Teresa Stolz, certo, e fa molto bene perché la sera bisogna che si avviava verso i 60. In particolare bisogna evitare il vino. Ma dottore, il vino? Qui mi trattano come un vecchio, non mi danno niente da mangiare. Certamente, perché anche l'ultima volta che... Si è addormentato. Dorme proprio. Dorme davvero? Sì, sì. Dorme. È meglio lasciarlo tranquillo. Va grazie. Bene. Andiamo, facciamo piano. Prego, dottore. La cura è proprio efficace. È già il per secondo cortesia, anno. Per cortesia, vorreste parlare sottovoce? Certamente. Il maestro dorme. Allora forse è meglio andare. Grazie. Sì, sì, andiamo. Guarda come dorme. Andiamo, andiamo. Meglio non disturbarlo. Già spunta il dì, passar leggo i miei giorni lenti, il sonno Dio sparì dai miei vissuto troppo. Quanti lo hanno preceduto, quanti morti. Piave dopo 8 anni di immobile agonia. E Ghislanzoni e Cammarano. E Cesarino De Santis e Solera che gli ha scritto il Nabucco. E prima ancora, prima di tutti, i due bambini e Margherita. Mio Dio, quasi 60 anni fa e Barezzi.
e Muzio. Me ne partirò presto per l'altro mondo, pieno di affetto, di riconoscenza, di amicizia, per voi e per la vostra buona e cara moglie. E Faccio e Clara Maffei, già da 13 anni è morta. E tanti altri morti che si è lasciato indietro. Tutto il mondo della sua giovinezza e della sua vita. Fino a Giuseppina. Maestro? Sì? Maestro? Quant'è che manca a mezzanotte? 10 secondi, vai! Era arrivato il secolo nuovo, il Novecento. Basta così, grazie. Basta. Signor zio. Cosa vuoi? Arrigo. Al Nerone. Successo e gloria. Caro maestro, la mia gloria sarà soltanto un riflesso della sua, tutta in quei due libretti. Quanto al Nerone... Ma beva, su. Povero Boito, quell'amicizia vertiginosa. È pericoloso essere amico d'un genio. Sant'Agata, maggio 1900. Sono le ultime lettere di Verdi, scritte con mano sempre meno ferma, alcune graziose alla Stolz. Ho un momento di buon umore e vi mando non uno, ma due baci. Altre malinconiche. Le forze diminuiscono in modo che oramai non posso più muovermi e senza potermi occupare di nulla. Altre ancora, cupe. Sono solo. Triste. Triste. La vita se ne va. Non era vero, tutti gli stavano vicino. Maria Carrara e il figlio Angiolino, che oggi era il suo bastone e segretario. Zio, il latte. Latte. Maria, cosa me ne faccio del latte? Per bambini, fammi invece un bel caffè, su, dai. Oggi ne ha già bevuti 5, le faranno male. Non ti preoccupare, il caffè è un gran balsamo per lo spirito e per il corpo. Specie quando il corpo è vecchio. Caffè. Dammi il registro dei conti, Angiolino. Però di affari si occupava. Ecco. E come? Diritti d'autore. E l'amministrazione di Sant'Agata. E i lavori per la casa di riposo. Soprattutto per seguire questi lavori, Verdi lasciò Sant'Agata in dicembre. Mi scusi, maestro. Vado a chiamare io mio fratello. Non lo faccia scendere, piove ancora. Mi scusi, Maestro, fa troppo freddo per scendere. E poi sta anche piovendo. Intanto lei è a Milano e può ritornare qui un altro giorno, con un bel sole. Ma che il sole? Mo, maestro, no. Angiolino! Signor zio. Aprimi lo sportello, che non ci riesco. Vuole mica scendere giù? E tirati via da davanti, non me la lasci vedere? Uè, però, hanno lavorato bene. Vabbè, presto sarà finita anche questa. Lo sapete che c'è avuto una gran paura? Con quel che costa? Di restar spiantato e di finirci io dentro fra i primi pensionato anch'io di Giuseppe Verdi? Ehi, Camillo! Ma che brutta giornata ha scelto, maestro! È proprio vero, ma state lavorando, sì, no? Sì, dentro la rifinitura dei pavimenti, la lucidatura e l'arredamento. Bene. Per le ultime spese, caro Boito, l'avvocato Campanari ha un libretto di altre 400.000 lire depositato alla Banca Popolare. Lei lo sa, non è vero? Sì, maestro. Molto bene. È proprio brutto tempo.
Bisogna che torni quando è una bella giornata per guardarmela bene. Male, cara, male bella, eh? Arrivederci, Camillo. Arrivederla. Angiolino. Andiamo ad agio. Ci facciamo una bella e lunga passeggiata per Milano. Sì, signore. Boito? Sì? Dite a Angiolino di passare per il Duomo. È sempre bello da vedere. Anche con la pioggia. Angiolino, il maestro vuole passare per il Duomo. Sì, signore. Il maestro vuole passare per il Duomo. Quanti anni che ci è voluto per farlo. Per quanto lavoro. Ma già, tutto quanto è un lungo lavoro. La scala. Per piacere, Voito. Abbassi un po' il vetro, così la vedo bene. Automobili, luce elettrica. Mi ricordo quando i lampioni erano a olio e passava a accenderli il lampadino. Mi ricordo... quante cose che mi ricordo. Ordino che i miei funerali siano modestissimi e siano fatti allo spuntar del giorno o all'Ave Maria di sera, senza canti né suoni. Il feretro uscì dall'albergo Milan che era ancora notte. Era morto il 27 gennaio dell'anno 1901. Aveva 87 anni e 3 mesi. Ordino che i miei funerali siano modestissimi. Bastano 2 preti. 2 ceri, una croce. Era stato ubbidito. Nessuno lo seguiva. Ma nella nebbia che si condensava in gelida guazza, la gente aspettava da ore. Silenziosa. Da ore. Una settimana prima, in albergo, mentre seduto sul letto, la cameriera lo aiutava a finir di vestirsi, era caduto arrovesciato, senza conoscenza, e non aveva più ripreso conoscenza. Era un lunedì. Per 6 giorni il suo cuore, ostinatamente, seguitò a battere. Morì domenica notte, alle 3 di notte. Thank you.
Quando cominciò a venir giorno, si vide che quella gente era una folla. Lo portavano al cimitero di Milano, dove già da 3 anni riposava Giuseppina. Ci saranno i funerali solenni, l'apoteosi, quando dal cimitero lui e Giuseppina li trasporteranno nella cappella della casa di riposo. Ma per noi il vero funerale è questo, così come lui voleva, dove il dolore si esprimeva senza suoni né canti, in silenzio.